Mister D'Amelio dopo Cornia Carrasco, ci teniamo i 3 punti, una prestazione diciamo abbastanza buona nel primo tempo, un secondo tempo, poi quando loro sono rimasti indietro siamo un po' calati e pesa un po' anche il discorso delle alcune assenze che abbiamo avuto anche oggi. Sì, le assenze ci sono state, comunque pesano, ma soprattutto anche sul discorso cambi, che magari ha qualche scelta in più in certe situazioni. Oggi intanto volevo fare un plauso a Igor Verone perché gli ho chiesto un sacrificio oggi nel momento che si è fatto male Damiano Bacigalupo di farmi centrale di centrocampo, è accettato e si è messo a disposizione e sono queste le cose che fanno la differenza in una squadra come noi, quindi ci tenevo soprattutto a dire quello. E la partita, niente, primo tempo bene, primo tempo fatto bene, gran bel gol di Sansone su un'azione veramente fatta bene sulla fascia, una bella palla messa dentro da Piras e siamo andati, credo, meritatamente in vantaggio. Il nostro grosso problema è stato comunque oggi di non chiudere la partita, perché in ripartenza abbiamo avuto più di una volta l'occasione per chiuderla, non ce l'abbiamo fatta. E quando invece si è rimasti un uomo in più e dovevamo far gestire la partita, far muovere palla e farli correre, lì probabilmente ci è preso la paura di vincere, forse la partita la settimana scorsa l'abbiamo sentita più nella testa che nelle gambe e siamo arretrati troppo, non abbiamo più giocato e loro, devo dire che il Carrasco ci ha creduto fino all'ultimo. E veramente anche in 10 non sembrava che fossero in 10 e quindi io sono convinto che questa squadra si salverà facilmente se gioca con questo spirito. Noi dobbiamo essere un po' più bravi a chiudere partite, un po' più bravi negli ultimi passaggi, un po' più bravi nelle scelte quando sei in vantaggio di un uomo, però alla fine dopo la brutta prestazione di sabato scorso i 3 punti è tanta roba, siamo lì e siamo matematicamente salvi, quindi tutto quello che viene in più è tutto buono.